Con questo cosa voglio dire? Io, no, senza mai renderlo pubblico, ma tra me e me, e qualcuno che mi è molto vicino lo sa, ho sempre pensato, e comunque avevo già deciso, prima della finale di Europa League, che qualora avessimo battuto il Barcellona, io avrei lasciato l'Eister. Ora Depay, va sul sinistro. Depay rientra. Depay, non ci credo. Ancora Neto! Non è possibile! Non è vero! Ringrazio davvero tantissimo la società che mi ha prima contattato per offrirmi un incarico così prestigioso, un incarico così emozionante anche perché in questo momento mentre sto parlando davanti a tutta la platea ho i brividi, ve lo posso assicurare. Spiega tutto la tua. La storia si ripete. Questa volta non ci sarà rivincita. Ed è impossibile da non reggere. Questo è il calcio. Pronto! Ehi là, chi si risente? Allora, come sta il secondo miglior allenatore italiano? Il secondo migliore allenatore, questa me la segno, dai, a parte gli scherzi, tutto bene, dai, tu cosa mi racconti? Ma oddio, in realtà un sacco di cose. Mi cogli un po' alla sprovvista. Però se ti va, un giorno di questi ci possiamo prendere un caffè, dai, così ne parliamo. Ma piuttosto, come sta andando con l'Inter? So che sei tornato. Per il caffè ci sto, per quanto riguarda l'Inter invece non poteva partire meglio, c'è ancora sicuramente tanto lavoro da fare, però sono contento perché ho un ottimo rapporto con i giocatori, ma soprattutto un ottimo rapporto con la società, che nel calciomercato estivo ha saputo, diciamo così, avverare i miei desideri, mi è venuta molto incontro e ha acquistato proprio i giocatori che secondo me mancavano a questa rosa, quindi meglio di così sicuramente non poteva andare. Poi ovviamente sul campo ci saranno cose da migliorare, anche perché siamo partiti bene, ma c'è stata una sconfitta brutta e questo dovranno capirlo i giocatori, che bisogna star lì con la testa. Ma adesso veniamo a te. Sei pronto per la tua nuova avventura? Prontissimo, puoi starne certo, anzi, bocca al lupo, perché so che ci incontreremo presto. Però dai, onestamente, a dirtela tutta, mi manca parecchio Leicester. So che magari può sembrare una cosa sdolcinata, un po' fuori luogo, perché comunque adesso ho una nuova avventura e devo dare il massimo. Però ragazzi, cioè, le Foxes sono le Foxes, non c'è niente da fare. Ti capisco, Fede. Sono sicuro che anche te mancherai tantissimo a loro. Scatterò una foto ricorderò e comunque e so che non vorrai. Ti chiamerò perché tanto non risponderai. Come far ridere adesso, pensarti come un gioco. E capendo che ti ho perso, ti scatto un'altra foto. No. Bella. Sapete che vi dico? È ora di guardare avanti. Partiamo. Signore e signori, bentornati sul mio canale. Buon pomeriggio dallo Stadio Olimpico. Bacca, dentro da Aubameyang che sono di fronte alla manna. Aubameyang! Porta avanti la Roma! Fuori per Bacca che da lì può anche pensare al destro. Bacca calcia! Mamma mia! Che pensa al destro? Calcia De Rossi! Daniele De Rossi! La Roma fa 3-0! Ronaldo, l'ho visto De Pai, che gran palla! De Pai per Ronaldo! Ronaldo! Mamma mia! Spettacolo con CR7! Che gol! Al volo! 3-0! Thank you.
sai.